Allora, eravamo ripartiti dal fatto che Google legge, ecco qua, le mail. Allora, stavamo dicendo che Google legge le mail perché le legge comunque, ma Google non può leggere i miliardi di mail minuto che vengono in circolazione. Legge qualcuna presa a caso, oppure ci sono dei meccanismi? No, ci sono gli algoritmi. Sì. Ci sono gli algoritmi e soprattutto le parole che vengono scannerizzate. E uno se ne accorge che quando una certa parola non viene utilizzata, noi ce ne accorgiamo, io lo so, e spedisco dei messaggi dove ci sono certe parole, che poi vedi caso sono sempre quelle, e il messaggio non viene spedito, ma sono affaracci loro. Per il momento a me non mi preoccupa da questo punto di vista. Una cosa interessante relativa anche a questo, troppi sprechi negli acquisti, ecco gli enti sotto accusa, dal Viminale all'Università, lettera di Cottarelli e Cantone. Allora, queste spese loro le faranno sempre, perché il potere intrinseco, ovvero che è un potere che si accompagna a quello dell'alta finanza internazionale, quella della grande burocrazia italiana, è un potere che ci tramanda dal potere clericale, perché la base, io ricordo sempre quell'autore del Nord che disse quando gli integerrimi funzionari del governo piemontese arrivarono a Roma e si stanziarono dopo quel breve passaggio a Firenze, a Roma, acquisirono tutte le caratteristiche della burocrazia papalina. E questo basta per raccontare tutto. Costoro, cioè i nostri politici, contro i signori della burocrazia non faranno mai un cazzo. Chiaro? È inutile che uno come Renzi, che è un povero poveraccio, un poveretto, un scioccherello che viene dalla burocrazia di una cittadina che non è niente di particolare, perché Firenze c'è una grande memoria storica, ma come abitanti ce ne stanno pochi, non sa, non può nemmeno immaginare cosa significa la burocrazia romana. Questa è un'altra cosa. La cosa che poi maggiormente ci interessa qui è quello che dice il buon Obama. O banana. Detto O banana. Obama, aiuterò la mia Africa a cambiare il mondo. Allora, intanto ricordiamoci che le milizie... No, lui ha detto una cosa diversa la settimana scorsa. Beh, adesso leggiamo questa qua perché dobbiamo commentare questo. Le milizie islamiche sono in realtà degli ectoplasmi, no? Che sono stati inventati dal golem, perché dietro a queste milizie c'è il golem. Invitiamo i nostri il medievale amici, golem, esattamente, andate nostri amici a vedere dove origina il golem e che cosa faceva in Cazzaria. Ecco, allora, tre cose che ho sottolineato qui. Ma bisogna sapere pure il golem, no, devi spiegare il golem cos'è, perché no, se no, no, vado a cercare no, spiegalo, no, è importante. Lascia correre. Il golem è una specie di Frankenstein, perché Frankenstein altro non è che il mito del golem cambiato di qualche secolo, ma il mito è sempre quello, nasce e si sviluppa all'interno di un ghetto. Il superuomo, il superuomo. L'interventismo USA, col nostro sangue abbiamo costruito un sistema aperto a tutti. Questo lo dice O banana, quello che svolteggiava, no? L'hanno preso mentre legato, appeso a una liana, come Tarzan, no? Ma magari come cita, giustamente. Andava ululando, no? Tra un albero e un altro, una sequoia e l'altra. Anzi, ricordiamo quello che il significato di certi cognomi, ad esempio quello di Johnny Weissmuller. Weissmuller è il mugnaio bianco, infarinato. Mentre un altro che provengono sempre... Arnold Schwarzenegger, che sì, deriva sempre dalla stessa provenienza. Schwarzenegger. Sì, significa negro, nero. Sì, un nero negro, un negro nero. Un negro nero. Non negramaro, sì, negro nero. Negro nero. No, i negro amaro almeno sono negri ma amari. No, ma l'hai sentita che l'altra settimana un barista è stato picchiato a morte perché ha detto l'olio del Negroni.
Hai negramato? Sì, no, no, no. A tre negri. Sì. Allora, cioè, siamo arrivati a questo punto. Sì, appunto. Pechino spinge finché non trova resistenza. Bisogna prepararsi a essere più duri. Allora, queste sono frasi che lasciano il tempo che trovano, perché Pechino fa quello che vuole e tu non sarai... Ha sempre fatto quello che ha voluto. Esattamente. Poi quello che è Obanana... Chi detiene il controllo di un territorio così vasto, sì, può arrivare pure l'impero inglese, con tutti i soldati che vuole. Li controllava l'inglese. Sì, ma controlli i porti, non controlli l'interno, perché se entri dentro sono cazzi amari. All'epoca gli inglesi, con 1000 persone, controllavano appunto l'impero cinese. Manava perché l'impero era completamente decaduto, e gli inglesi, la famosa guerra dell'oppio, lo controllavano drogando, come oggi loro controllano le popolazioni, i giovani europei, dandogli l'oppio o ovviamente altre forme di droga. Ma questa è la ragione per cui Obama vuole liberare la sua Africa. L'epopea Beatnik, con quel testa, sì, di cazzo di Ferlinghetti, sì, e tutti gli altri, e Pollack, eccetera, quelli sono tutti messi lì apposta a manovrare le menti a partire dagli anni 60. Certo. La contestazione studentesca è stata in buona parte, in parte anche per tante altre ragioni, anche politicamente condivisibili, abbiamo partecipato e quindi lo sappiamo, sì, ci sono, però era stata anche manipolata per quel verso là. Noi sappiamo perfettamente, ad esempio, che alcuni grandi raduni musicali dell'epoca, quella famosa Woodstock e quella dell'isola di White erano state organizzate dai servizi segreti e che facevano circolare anche bevande drogate. Come adesso. Esattamente. E poi la Russia è da sempre divisa tra est e ovest. La scelta di Putin è dannosa. Reagiremo. E la scelta di Putin, che è dannosa per nessuno, perché ancora non si è deciso. Ma solo adesso Putin si è deciso a contrastare l'operazione che gli occidentalisti stanno facendo contro il mondo. E adesso su questo ci siamo soffermati. Abbiamo altre cosette da dire. Prosegue? Sì, sì. Su questa ottima rivista, di cui consigliamo la lettura, un piccolo appunto. No, questo però non lo capisco. È derisorio questo titolo o è davvero? No, cioè, siccome questa è una rivista in cui scrive chiunque come vuole, e allora uno dice... Ma è una cazzata tremenda. Ma Renzi sulle riforme, ma la gente non le sa, non le capisce, non parliamo di questo. Perché qui poi c'è scritto alla berlina i disonesti, questo è l'articolo del direttore, e capiamo perfettamente che non può essere conforme con quest'altra favorevole. Sì. Beh, ma mi sembra molto, molto equivoca questa, diciamo, rappresentazione sulla stessa. Vabbè, queste, siccome sono persone diverse che scrivono senza nessuno, con la massima libertà, è una rivista dove chiunque scrive con la massima libertà. Non c'è una coerenza come può essere la Repubblica, dove si scrivono solo cose che vogliono loro signori. Invece voglio leggere una cosetta qui che è molto interessante, e lo leggiamo a favore dei nostri amici che ancora non credono a certe cose. Il titolo è Lingotti d'oro razziati dai nazisti agli ebrei. Fatima, città portoghese celebre per le note apparizioni della regina dell'universo ai tre pastorelli, è stata citata tanto per un quarto mistero: i lingotti d'oro razziati dai nazisti agli ebrei. La rivista portoghese Vision ha scritto che dietro un conto segreto che fa capo al santuario di Fatima sono stati occultati per molti anni una cinquantina di chili d'oro arrivati nel 1942 dalla Preuß-Staatsmünze, la casa della moneta prussiana, dove si fondevano in lingotti i gioielli d'oro che i nazisti avevano sottratti agli ebrei. Ma erano voti, io sono convinto, voti per la Madonna, no? Questi qui che gestiscono le apparizioni della Madonna. E ricordatevi sempre, cari amici,
Carmelo Bene, che dice lui, che lui è apparso alla lui Madonna. È lui che è apparso alla Madonna, non la Madonna che è apparso a lui, e aveva perfettamente ragione. Un grande Carmelo Bene, allora, io l'ho sentito in parecchi spettacoli, ha detto la nota che era un mostro, mostro di bravura. Non si è mai appreso perché il santuario di Fatima ricevette il suddetto oro e lo occultò in una cassaforte nel Banco Pinto de Megrales ad Oporto. E qui lo chiudiamo perché sappiamo che questa è la modalità con cui i preti si rapportano nei confronti dell'oro e delle Madonne, perché se noi non tenessimo conto questo fondamento della cultura pretesca, che è quella di mescolare sacro e profano, vai scherzare, l'oro è importantissimo, soprattutto inguattato lì. Devi scopare con moderazione, sì, senza preservativo. Esattamente. Perché se per caso nasce il figlio, tu te lo devi tenere in modo che incrementi il numero degli schiavi. È naturale, esattamente. Allora, vediamo quest'altro, perché la gente, come dicevo, non le sa queste cose. Beatrice quale? Cenci. Sono uscite fuori gli oggetti di tortura con cui questa povera ragazza è stata torturata. Ora, noi sappiamo perfettamente che siccome è stata torturata per conto che era stata diciamo che era stata catturata e imprigionata a Sant'Angelo, a casa Sant'Angelo, si sapeva. Sì, ma però solo non, adesso non sapevo, ecco, di questa cosa. Hanno recuperato e hanno come dire ripulito gli oggetti della tortura e li hanno messi finalmente in esposizione. Allora, cari amici, andate a Castel Sant'Angelo e vedete che cosa facevano di queste povere persone che erano chiusi in queste segrete. Oh, qui tra l'altro sono stati torturati sia Beatrice Cenci, la quale poi è stata uccisa con una spada che è qui, l'hanno trovata, l'hanno messa. Lo spadone d'esecuzione. Esattamente, che è stata in funzione fino a quando, bontà loro, perché i preti sono sempre buoni, ricordo che queste torture sono buoni per dogma. Sì, sì, figli di Gesù. Siccome i preti sono figli a Gesù. E poi non dimentichiamoci che il suo rappresentante non può mai sbagliare. Assolutamente. Che guai. Allora, Cagliostro, l'infallibilità, guardate, non ce lo scordiamo, potete vedere. Come l'immunità adesso. Sì, esattamente. Lui è infallibile, per assolutamente, dopo. Tanto è vero che però a Benedetto XVI l'hanno inguattato, perché sennò qualcuno lo pigliava, capito? Eccole, queste sono non sono le manette, sono i ceppi con cui è stato tenuto Cagliostro. Questo l'ho visto, io l'ho visto perché sono andato a vedere il castello. Ah, beh, vabbè, nel bellissimo castello ancora. Il castello lì, di San Leo. San Leo. Sì, ma cioè non c'era San Leo questo. A San Leo ci sono tutti gli strumenti di tortura, c'è sì, anche la Vergine di Norimberga. Sì, lo so, ma lo ricordo benissimo, io sono di quelle parti, voi che non lo sapete. Allora, a San Leo ci sono andato più di una volta, bello. Però qui voglio dire che. Io ho visto anche la cella di Cagliostro. Ecco, tu ti ricorderai che Cagliostro a San Leo fu tenuto in una cella senza aperture verso l'esterno, sì, entrato, dove si saliva da sopra e gli davano da mangiare da sopra, lui stava sotto. Sì, sì, lo so. Allora io mi chiedevo come non fosse morto per un attacco di claustrofobia. Oh, 8 anni c'è stato da dentro. Ecco, mi chiedevo come lui non fosse morto per un attacco di claustrofobia. Di fronte alle torture che gli hanno fatto a Sant'Angelo, per lui vivere a San Leo era già una vacanza. Era una vera vacanza. Ne colgo l'occasione anche per dire che è stata studiata anche la sostanziale influenza di quella presenza di Cagliostro, che era effettivamente un mago, non era un ciarlatano, ma come tutti i maghi, erano maghi e ciarlatani. E quella presenza lì ha inciso in maniera notevole sulla mentalità e sul pensiero dei romagnoli. È una presenza che incombe a tutt'oggi ed è, come dicevo, stata studiata da studiosi della psicologia romagnola. Io voglio leggere alcune cosette perché sono utili. Ricordiamo sempre che abbiamo a che fare con i figli a Gesù e quindi questi figli a Gesù fanno tutto quello che fanno, fanno bene, comprese soprattutto le torture. Questa povera ragazza era stata vittima della brutalità
e della violenza carnale che gli faceva il padre, e probabilmente nel divincolarsi una volta il padre è caduto, lei è stata accusata di parricidio, è stato accusato, ricordiamocelo bene, anche il fratello, e il fratello fu portato all'esecuzione seduto su un asino mentre lo torturavano e lo bruciavano, gli facevano questi bei trattamenti, è vero, molto gentili, molto preteschi, sì, molto preteschi e molto cristiani, cioè, di tutti quelli che vogliono rivendicare certe proprietà illuminanti e redentrici del cristianesimo pretesco. Leggiamo appena appena alcune cose relative alla mostra, perché è bello. È una delle vicende più controverse e leggendarie che anima la storia di Castel Sant'Angelo, ma di tutti i romani stanno la storia terribile di Beatrice Cenci. Non a caso lo spettro della protagonista, no, così aspetta, vuole... aveva detto che i Cenci erano una famiglia a caso lo spettro della protagonista, così vuole la tradizione popolare, aleggia ancora sulla fortezza dei Papi e lo si può scorgere nelle notti di luna piena lungo i merli dei bastioni. Beatrice Cenci è la tragica eroina decapitata l'11 settembre 1599. Pochi mesi dopo verrà bruciato anche Giordano Bruno. Siamo esattamente a settembre, 4 mesi dopo verrà bruciato Giordano Bruno sul ponte Sant'Angelo con l'accusa di aver ucciso il padre. Ricordiamoci che è diciamo, la centralità dell'Inquisizione quel periodo. Cioè, certamente, quindi, certamente. Ma no, erano fatti... il parricidio era un... perché era sempre, cioè, il parricidio è sempre stato colpito, ma il parricidio soprattutto in questo simbolismo cristiano, dove l'identificazione è anche di ti uccidi il padre come se uccidessi il Papa, il Dio, capito? Cioè, è direttamente il Dio. È l'autorità costituita assoluta. Esatto. Il violento, dissoluto, incestuoso Conte Francesco. E la bella nobildonna, giustiziata a 22 anni, torna ora protagonista a Castel Sant'Angelo. Poi leggiamo un altro pezzettino qua. Ad attirare l'attenzione dell'allestimento curato dalla direttrice Maria Piccarreta è la piccola chiave femmina riferita alla porta della prigionia di Beatrice Cenci a Petrella Salto, dove era stata segregata dal padre in un piccolo castello detto La Rocca, all'epoca proprietà dei Colonna nel Regno dei Napoli, di Napoli, perché Petrella Santo, sì, che oggi è in provincia di Rieti, faceva allora, parte del regno di Napoli. Sì, e lo è stato fino al fine. Il regno di Napoli arrivava fino anche a metà delle Marche, esattamente, all'incirca. Esattamente. E quello che voglio dire è che sulla costa adriatica andava molto a nord. Quando si parla di conquista del sud, perché generalmente... Non era a sud, anche il centro in buona parte era, ecco, del territorio, allora, del Borbone. Quando si parla di conquista del sud da parte dei piemontesi e lombardo-veneti. No, fra l'altro c'è un castello molto bello, una fortezza molto bella ai confini nord, proprio al limite dello stato che è caduto per ultimo. Caeta è caduto per ultimo. No, dopo Caeta, un altro mese e mezzo è durata la resistenza di questo castello, questa fortezza importante, adesso mi ricordo. Ma non sarà per caso quella che stava verso l'Adriatico? Sì, stava... sull'Adriatico, sui monti, esattamente. Verso Ascoli di Ceno, quella zona là. Esatto, hai perfettamente ragione, certo. È verissimo. E tanto è vero che lì vanno ancora i seguaci. È molto tenuta, agibile. Le cose che stanno nelle Marche. I seguaci dei Borboni, ancorché un po' fuori luogo in un momento come questo, vanno a rimembrare questa eroica difesa. È stata l'ultima difesa, ma probabilmente non sapevano nemmeno che gli altri si erano caduti, certo. Allora andiamo avanti. L'interrogatorio, ecco qui, sì. No, dicevo, non mi ha interrotto, ma è importante che si capisca. Quando si parla di conquista del sud, le persone vedono la conquista della Sicilia o di Napoli. Certo. In realtà il sud rappresentava la metà buona d'Italia, perché poi in mezzo c'era lo Stato del Vaticano, no?
lo Stato Pontificio, per cui praticamente quando si parla di conquista del Sud si parla che una mezza Italia ha conquistato l'altra mezza Italia e non soltanto la Sicilia. E anche se Gaeta è Gaeta, ma non è mica tanto al sud Gaeta, ricordiamocelo bene, è a due passi qui da Roma, tant'è vero che il Papa durante la Repubblica Romana del 1849 si era rifugiato, vedi caso, a Gaeta. No, tu e il Borbone Franceschiello si era rifugiato dal Papa, ricordiamocelo bene. Perché... Tu l'altro ieri hai fatto riferimento a due eroi dell'epopea romana repubblicana, a Orazio Coclite e l'altro era? Orazio Coclite e Cincinnato. No. Era cosa? Era quello che nel 480 fece la battaglia del Vesuvio, che ha la testa che da tribuno della plebe. Del Vesuvio, dici? Sì, che da tribuno della plebe fu nominato console e andò in guerra contro i latini. Non era Decio Mure? Decio Mure. Ma non nella battaglia del Vesuvio, perché lui si sacrificò... Nella battaglia del Vesuvio, no. 480 avanti Cristo. Me lo sono andato a vedere. Si è sacrificato no, nelle Marche. No, infatti anche io ho detto fammelo andare a vedere. Sì. E allora lui fece... Si gettò a cavallo, sì, contro il centro delle truppe, esatto, dei latini, sì. Però tu ci ricordavi quasi bene, perché praticamente lui che cosa fece? Fece una manovra a tenaglia incredibile anche per l'epoca in particolare, sì, ma anche adesso. Attaccò i latini da sud, non dal fronte, capito, verso Alba Longa, che ne, sì, so, o poco più avanti, tipo, sì, Pomezia o altro, ma fece il percorso andando a trovare addirittura i Peligni, andando a allearsi con i Peligni, la Peligna, lassù in cima in Abruzzo, passò in Abruzzo, per l'Abruzzo dietro Avellino, sì, e li prese dalle spalle. Hai capito? E ero convinto che il sacrificio scientemente, perché chi si sarebbe sacrificato avrebbe ovviamente si sarebbe salleò con gli equi e i Peligni e strada facendo poi li prese alle spalle. Lui si sacrificò scientemente per come sacrificio che una volta si Devozio faceva, si chiamava. Devozio. Sì, era una devozio, prima si faceva ovviamente con gli animali, però lui, avendola fatta lui, era molto più propiziatoria. Molto sacria, sì, esattamente. Allora, ritorniamo a questa cosa qui. Parlo quindi di Petrella Salto, dove era stata segregata dal padre in un piccolo castello detto La Rocca, all'epoca proprietà dei Colonna del Regno. Era luogo comune andare i prigionieri, andarli a mettere, esatto, come si dice, vicino a un lago. Periferici, esatto, periferici, tipo abbiamo parlato di Celestino V a Fumone, esattamente, ieri, no? Esattamente. Che è decentrato, no? In modo che la gente non lo sa, non appare, sì, appunto, capito? Allora, Petrella Salto, ma esattamente come adesso, sì, che sta sopra il lago del Salto, così come a Malassunta, che poi fu strozzata e fu uccisa, annegata. Era stata, no, diciamo, messa... che era a Malassunta. Vabbè, a Malassunta era la figlia moglie, di Teodorico, figlia di Teodorico e moglie, il Grande, che a un certo punto, essendo morto il marito ricordiamo era un grande dell'Impero d'Oriente, ma è morto giovanissimo, sì, dell'Impero d'Oriente. Allora lei era molto volitiva, essendo figlia Teodorico, e voleva controllare il proprio figlio che era diventato re. Questo non fu accettato, lei fu relegata in una isoletta nel lago di Garda. Ma no, nel lago di Vico, nel lago... Ah, è vero, nel lago di Bolsena. Nel lago di Bolsena. Esatto, sì, è vero, nel lago ricordato. Di Bolsena, in questa isoletta poi lei fu assassinata. Sì, è vero. Allora, tanto per ricordare, ricordiamoci, come dicevo, che Petrella è una dei piccoli... Anche a Malassunta c'è una storia... Strano, non ci hanno mai fatto un'opera... Non è detto, perché vai a sapere, la Malassunta... Galla Placidia, delle donne eccezionali, hanno avuto un passato incredibile. Tu pensa che tra le due, che hanno sempre avuto a che fare con Ravenna, la mia città, passa ben 100 anni. Sì. Da Galla Placidia a Malassunta 100 anni, tutte morte in maniera stranissima. Dicevo, Petrella Salto è una delle 3 o 4 cittadine, quella più grossa, diciamo, che è anche un centro turistico,
che stanno sul Lago del Salto. Oh. Segregata il padre Cesare. Nel 1595, chiave che sarà ritrovata negli scavi della cappella gentilizia della Rocca dove si consumò l'omicidio. Interrogatorio, qui si parla dell'interrogatorio e dei sistemi piuttosto brutali che l'autrice ricorda quel bellissimo film che è stato veramente terribile, che è Bassia. No, quel terribile film. Ah, su Beatrice Cenci l'hanno fatto un film bellissimo. Sì, non è muto, cosa. Quello muto. Quello muto, beh certo. Come si è ricordato, sì. Il film. Come si chiamava? L'ultimo inquisitore. Blasetti, era di Blasetti, no, ma forse no. No, era Alessandrini. Alessandrini, sì. Mi sembra che è Alessandrini. Sì, vabbè. Il detenuto veniva interrogato e fatto parlare, e non certo dove incontrava un parente, per dire il parlatoio. Spiccano un pettine per i graffi e le manette e i ceppi da piedi dell'avventuriero Alessandro Conte di Cagliostro. Quindi avevano dei cosiddetti pettini che ti strofinavano per farti venire tutta una serie di graffi. In gentilezza molto cristiana. Che mi ricorda del sistema con cui hanno ucciso la grande filosofa Ipazia, sì. I soliti cristiani. Sì, sì. Qui venne rinchiuso il 27 dicembre 1789. Diciamo... Beh, filosofa è riduttivo, era matematica, astronoma, astrologa, Ipazia. Ah, beh certo, certo. Ma lo era in quanto filosofa. Ma forse era pure rettore, certo. Forse. Esatto, non si sa esattamente. Dell'Università Alessandrina. Certo. Lo era in quanto neoplatonico. Questa cosa, perché nel dicembre del 1789 pare che fosse la nipote di Plotino, mi ricordo bene, Plotino? Non mi sembra, nei dati, forse qualcuno avrà fatto un'ipotesi, sì. Non mi risulta. Dicevo, siamo nel dicembre del 1789 ed è molto probabile che Cagliostro, e io ricordo un libro Allora, Cagliostro era un libero pensatore, secondo te come cazzo faceva andare d'accordo con quelli che stavano organizzando quel casino? Ma io francamente non te lo saprei dire, in ogni caso Cagliostro è stato un libro molto interessante che mi fu consigliato ma costava moltissimo e non l'acquistai, intitolato Le Maître Inconnu, il maestro sconosciuto, dove si raccontano tutte le interrelazioni che ci sono state tra Cagliostro e altri personaggi di quell'ambiente, tra l'esoterico, il magico, il massonico, che poi ha dato origine allo scoppio della Rivoluzione Francese. Non è un caso che lui sia stato arrestato nel dicembre 1789. L'hanno fatto fuori. Avrebbe dato fastidio un personaggio come lui. Esattamente. Poteva influire molto. Esattamente. Perché lui era veramente molto... Ma era in contatto con quella gente. Ma lui soprattutto aveva... Con uno che girava... Ma no, parte che girava tutta Europa, ma quello era il minimo. Ma certo. Era sentito alle corti. Certamente. Quindi aveva un'influenza politica probabilmente. Giordano Bruno uguale. Era... Si era girato un po' tutte le corti, e come Voltaire oltretutto, ricordiamocelo bene. Allora chiudiamola qui, un flagellum. Aspetta, ma Voltaire molto ambiguamente si è chinato, si è piegato agli amici, ecco perché lui, ha continuato a fare il suo lavoro. Ma lui, stando in Russia, grossi problemi non aveva, perché lì c'era una corona che era molto liberale, molto più liberale di quanto non si creda, di quanto non lo fossero questi europei qua. E un flagello, si chiama flagellum, antenato della frusta, con piastre metalliche che provocavano ferite terribili. Quello è peggio perché c'ha degli aghi alla fine. Sì. Le specie di aghi. Sì, quello era, come si chiamava già? Il flagellum lo usavano anche i romani. Certo, ma il flagellum non aveva i chiodini alla fine. Quello che avevano i chiadini si chiamava, era una il gatto a nove gode. È bravissimo, il gatto a nove gode, non mi ricordavo. E la spada del boia, lama dritta, punta mozzata, risalente al 1500, fabbricata in Germania, usata fino al XVIII secolo, quando fu sostituita dalla molto più clemente ghigliottina sul modello francese. Ora, obiettivamente, oggi a noi la
la ghigliottina ci spaventa, ma rispetto fu un'evoluzione epocale all'epoca. Ma rispetto alle botte che dovevano prendere questi poveracci, perché non gli andava bene la prima botta, a volte dovevano prendersi 10-15 fendenti fino a che la testa non venisse mozzata. Come quello che è stato 3-4 ore adesso ultimamente e non riusciva a morire lì. Dove? Negli Stati Uniti. Gli hanno fatto 3-4 iniezioni, 10 iniezioni, non riusciva a morire. Adesso me lo ricordo, sì, no, è entrato un orecchio e uscito dall'altro. Sì, sì, è quello. Non riusciva a morire, certamente. E mi auguro che nel momento che stava per morire avesse fatto le boccacce a quelli che lo stavano a guardare. Sui due lati della lama sfoggia 4 scene incise di tortura e decapitazione. Una in particolare vede un uomo inginocchiato, orante, con un crocifisso, non manchi mai il crocifisso, mentre alle sue spalle in piedi un altro uomo carica un colpo di spada che gli mozzerà il capo. In tema di curiosità, nel primo degli ambienti di servizio delle prigioni si riconosce la location per una scena del film di Monicelli, Il Marchese del Grillo. E con questo io chiuderei. Abbiamo fatto sprazzi qua e là. Sì, dai, così. Basta così? Ma tu sei ancora lì? Sì. C'è ancora un minuto. Chiudi. Un minuto. Vabbè, allora questo minuto lo facciamo vedere. A conclusione, noi continuiamo a far vedere le cose che fanno queste oneste persone. Allora, cari amici, voi dovete sapere, prima di leggere quello che c'è scritto qui, che esiste una Costituzione italiana che nell'articolo 32 scrive che c'è un obbligo del consenso prima di un qualsiasi intervento. Quando però i signori... Nessun intervento può essere portato senza... Ah, è finita. Vabbè. No, c'è ancora qualche secondo, vai. Va bene, senti. Può essere portato? Può essere portato senza il consenso della persona. Esatto, vai. Dai, ci abbiamo ancora 30 secondi. Il consenso... E qui, per quanto riguarda l'espianto degli ordini, viene chiesto con questo modulino che non ha assolutamente nessun valore giuridico. Ecco qua. Va bene? Folle. Questa è la truffa folle sulla vita delle persone. Bene. Alla prossima.